Buonasera, buonasera. Siamo tornati, ormai ce la prendiamo comoda, insomma, andiamo incontro all'estate. Allora, come vi avevo già anticipato prima, a parte dovremmo, vabbè, adesso è inutile che stiamo ad aspettare, visto che siamo comunque già parecchio in ritardo. Quello che faremo questa sera sarà una ricetta. Sfizio, a mio avviso molto sfiziosa, buona e soprattutto veloce. Quindi, come per chi già magari l'avesse visto, abbiamo anticipato prima, ma se no, ecco, lo diremo adesso. Andremo a fare dei gamberoni, cognac e dragoncello. Una ricetta veramente molto veloce e sfiziosa. Ciao Flavia, ciao Luigi. Ottimo stasera. Flavia ci dice. Quindi iniziamo subito con dell'olio Ciao extravergine Francesco. di oliva. Una cosa, oggi penso che da quando facciamo le ricette non è mai capitato, andrò a utilizzare niente poco meno di che Niente poco di meno che. del burro. Eh già, oggi per la prima volta userò un po' di burro, ne userò poco, Ciao però Sara, avrò bisogno di una noce di Carlo. burro. Quindi, come prima cosa, prendiamo uno spicchio d'aglio, Pina, ciao. magari mezzo spicchio perché sennò sarà un po' eccessivo, il nostro solito, vedi, questo l'ho già preparato, filetto di acciuga, amiche. Noi utilizziamo questa sott'olio, ma vanno bene quelle sotto sale, basta che non siano fresche, vanno bene. Tritiamo come Barbara sempre. Artelli, ciao. Ciao Barbara e ciao a tutti i nuovi amici, che poi non so, una novità è anche Rosso, che ciao belli. abbiamo lanciato anche il nostro canale YouTube, quindi Roberto Cesaritti. Da qualche giorno passeremo le ricette, i nostri video anche lì. Allora, qui andiamo a fare il nostro solito trito di aglio e acciughe, alici. Dopodiché, Mauro Vinci Guerra, ciao. ciao Mauro, questa, vi ripeto, è una ricetta veramente. Noi al ristorante la facciamo espressa. Quando è una ricetta espressa? Una ricetta espressa è quella che puoi fare al momento della richiesta, no? Quando arriva il cliente, decide, prende il menù, decide cosa vuole mangiare, arriva il nostro amato cameriere, maestro, insomma, in cucina e gli dice: guarda, abbiamo quattro persone e prendono quattro cose diverse. E là tu che sei contento, spaccheresti il mondo, però puoi farlo al momento. Questo poi, vabbè, qua ci sarebbe molto da Oh, c'è dire, no? Antonella, carissima. Ciao Ciao! Anto. Paolo Testa, ciao. Ciao Paolo. Allora, fatto sostanzialmente questa è la parte più noiosa e più lunga, perché è vero che poi lo andrò a filtrare, però io sono sempre dell'idea che cipolla, aglio, insomma, Nadia, ciao. qualsiasi cosa non si debba, cioè non debba capitare sotto il dente del cliente o comunque di chi la mangia. Quindi, fatto questo trito molto accuratamente, Antonella dice che le piace molto questa ricetta. Grazie Anto, pure a me, tanto tanto. ne mettiamo un po' nella nostra padella, ma ancora non l'accendiamo, però questo sarà un po' troppo, quindi lo mettiamo da parte, perché se no rischiamo che i nostri gamberoni siano all'aglio. Beatrice Sigismondi, ciao. Ciao Beatrice. Allora, andiamo a fare il secondo step, che è pulire i gamberoni. Io alcuni li ho già puliti e me ne sono lasciato indietro qualcuno per farvi vedere. Perché? Perché il gamberone, questo è un consiglio, poi voi siete liberi di fare come volete, togliamo il carapace, ma non lo togliamo tutto, lasciamo
l'anello, dico cervello, sì, lasciamo l'anello della coda e l'anello, questo non lo, adesso lo mettiamo qua, lo buttiamo, e l'anello intorno alla testa. Ecco, questa già si sta rompendo. Perché? Perché se noi in cottura rischiamo che la testa vada da una parte e tutto il gamberone rimanga dall'altra. È vero che poi possiamo, come dire, riassemblare, però se perdiamo, io dico sempre, è meglio perdere un minuto prima e godersi poi il piatto successivamente. Tolgo anche le antenne perché quando andremo a sfumare con il brandy potrebbero prendere fuoco, e in quel caso quindi insomma potrebbero prendere un po' di bruciato, quindi noi le togliamo perché è comunque una combustione. Quando sfumiamo comunque diamo vita a una combustione, che non è mai molto positivo. Sostanzialmente sfumare nel 99% dei casi serve soltanto a fare scena, però perché comunque la parte alcolica evapora sempre sulla fiamma, no? Allora, fatto questo, c'è l'ultimo step da fare, che è togliere il cordone. Cordone perché è la parte amarognola, quindi facciamo un'incisione sul dorso. Adesso lo metto qua, no, un'altra incisione qua. Ital Pesca, Carlo Giuberto. Grande Carlo. Ciao bello. Ciao. Ciao Carlo. Lui sarà... Alessandro Corelli, scusate, sono arrivato tardi. Cosa? Aspetta. Sono tardi con bello. Cosa? Il trito? Abbiamo fatto aglio e un filetto di acciughe, di alice. E c'è pure Giorgio, ciao Gio. Sì. Allora, aspettate un attimo. Adesso lo tolgo sotto il getto d'acqua questo filetto, eh? Io purtroppo con questa nuova disposizione ho proprio delle difficoltà a leggere, Ma guarda, potresti pure prenderlo e... ho capito, tutto. Però poi lo devo riposizionare là e... No, se no lo tieni tu. No, però Roberto, sai qual è il problema? Lo tengo io, però vedendo le riprese che ho fatto... e che sono state anche messe su YouTube, non è che sono venute chissà quanto bene, sì, quindi ma meglio... Quando, no, adesso tu quelle là le hai fatte in quel modo perché non avevi... No, ma anche con lo stabilizzatore, io non, cioè, non mi regolo, perché vabbè, un po' meglio così. Allora, fatto questo, andiamo a cuocere il tutto. Io, se ci avete fatto caso, non ho fatto andare prima il soffritto, perché allo stesso tempo di cottura di gamberoni. Ecco Marianna, ciao. Quindi, ciao Marianna, andiamo a mettere i nostri gamberoni. Ecco, vedete, questo già si sta rompendo. Quindi perderemo poi un po' di tempo quando riassembleremo il piatto. Buoni gamberoni. Pure il cuore ci ha messo Giorgio, lo so Gio. Ti penseremo tanto stasera, Allora... Questa mi piace più gamberoni degli scampi. Vedi un po'. Grazie. Ok, ci siamo, qua faccio semplicemente un po' di latte, se no poi mi chiamano sempre. Ok, adesso andiamo a mettere un pomodoro pachino già lavato a gamberone, cioè ogni gamberone è un pomodoro pachino, quindi 4, 5, 6, 7, vabbè io ne metto qualcuno in più perché magari... Ma intero? Sì, 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 perché questa alla fine a me interessa che dia soltanto colore alla fine. Un altro goccino d'olio, alziamo la fiamma e iniziamo la cottura. Fratelli Cicconi al completo, pure Roberto, ciao Roberto. Poi, allora, ma quanto è bello il compare con la divisa, ma prima o poi il cappello lo metterai? Insomma, manco se ce l'hai qua il cappello. No, vabbè, ce l'ho. Ah, ecco, vedi? In diretta mi metto la parannanza, va bene? Iniziamo con la parannanza, dai. Il cappello vediamo, no, non penso perché... Anche perché che... Vabbè, ma come sta zitto? No, di una cattiveria. Ecco Valentina Vittoria Simoniato, ciao! Simionato. Lo so perché, insomma... Simionato, io con lei... Allora, diciamo così, per Valentina che si è collegata adesso, magari già ci stavi,
In una padella soffritto di aglio e alici, olio extravergine d'oliva, io sto utilizzando, mettiamo subito i gamberoni sgusciati, cioè privati del carapace, della coccia, e privati pure del cordone. Dopodiché ogni gamberone un pomodoro pachino, facciamo cuocere. Ciao Francesca Bulla. Allora facciamo un altro cambio, visto che ho bisogno della fiamma bella forte, useremo questa centrale. I gamberi sono uguali ai gamberoni, sono più piccoli. La famiglia è quella lì, poi cambia poi diciamo pure la dimensione. Sono gamberoni Black Tiger, insomma ci stanno tante. Questi sono gamberoni argentini, la pezzatura è diciamo L3, nel senso sono un po' più piccoli, poi ci stanno gli L1, gli L2. Ah, quindi ci sono anche più grandi di questi. Ah. Ma come tutte le cose, più aumenta la pezzatura e più sale, diciamo... L'ho pensata pure io, Maria, che cosa? È il costo. Che cosa l'hai pensata pure tu, Roscio? Tu hai capito? L'ho pensata pure io, Maria. What? Ah, forse dei capelli. Ah! Le cattiverie. Allora, che poi... Giù al supermercato, io neanche lo sapevo, ho trovato, perché nell'anteprima ho detto che avrei utilizzato il dragoncello essiccato, userò anche questo, ma alla fine per decorare utilizzerò questo fresco, perché mamma mia, non pensavo che ci avesse proprio la scorta di tutto, e invece mi ha detto, ma perché non usi quello fresco? E allora useremo anche quello fresco, perché... Capito, sì. Allora... Ci stanno vari modi, vi dico subito, c'è chi fa così, e io spesso faccio così quando vado di corsa, se no vi divertite a pescare gamberone per gamberone e lo rigirate in questo modo. Questo era quello che sarà già messo tutto in parte. Valentina Vittoria ci ringrazia per il riepilogo e c'è pure Paolo Costa, ciao! Il nostro Paolo. E Rosso dice la cattiveria, vedi? Ok. Date che profumino, comunque guarda, la combo aglio, alici e pesce, vabbè, molti di voi magari ormai l'hanno capito che io cucino abbinando questi tre ingredienti. Però non si sente per niente il sapore d'aglio così, eh. E tutto l'olio che ho messo è praticamente sparito. Quindi il burro non te lo devi mettere. Il burro lo metteremo dopo. Perché si mette pure il burro? Ecco, allora, c'è presente quando ti insegnano una cosa in un determinato modo? Questa è una ricetta che mi insegnò il mio primo chef, ciao Giorgio, e me l'ha insegnata in quel modo, e quando poi una cosa ti piace, questo devo dire era uno dei piatti che andava forte, cioè buonissimo. Ma nella pasta o assoluti? No, no, questo è, rientra come secondo. Ah, e come vengono chiamati, gamberoni al brandy? Poi anche dragoncelli. Allora, fatto questo, il gamberone poi cuoce molto velocemente, andiamo a sfumare. Ciao Fabri, ciao ragazzi, ciao! Ciao Fabri, andiamo a sfumare con il brandy. Cosa che dico sempre ai miei ragazzi a scuola, quando facciamo questa operazione allontaniamoci dal fornello, dalla fiamma. Quindi qui sfumiamo con il brandy. Poi a questo punto potremmo aggiungere un mestolo di brodo, di fumetto di pesce, noi non la vendono, facciamo questo lavoro qui, lo so che non andrebbe fatto, eh. Poi prendiamo il nostro dragoncello, ok, e la nostra, sale qua, faccio un po' di programma, non so se riuscite a vedere da qui, la nostra noce di burro. Come alla fine del risotto, come se stesse ma noi calcola nel risotto non l'abbiamo utilizzato, per quello. No, però in generale. Sì. L'unica cosa che non ho fatto è stato salare. Questo qua io metto a parlare, no? Io non ti ho visto. Che buoni ragazzi. Che bontà. Solo ecco, questo secondo me più che un secondo piatto può essere uno starter, sì, perché cioè
Finisci mo, cioè disazzi mo. Ok. 15. Qua potremmo mettere pure un altro goccino del nostro brodo, ma lo lasciamo così. Ultimi 10 secondi belli alti. C'è ancora il burro. Sì, ma questo adesso si scioglie piano piano. Il burro, perché metto il burro? Perché comunque tende ad addensare, rende più vellutata la salsina, no? Infatti è quello che pensavo anch'io. Sì, non so, però poi mi sono interrotto e non l'ho detto più. Quindi, i gamberoni sono pronti, ragazzi. Comunque vi posso assicurare che c'è un profumo. Il profumo c'è, ma è proprio... Questo veramente non è perché... lo sto facendo io, poi provatelo anche voi, vi posso assicurare che... veloce e buonissimo. Sì, che è tanta roba. Poi, come dire, questa parte qui, cioè l'impiattamento, lo vedete come volete, eh? Questo è, come direbbe lo chef Campoli, è un'idea. Allora, considerando che, se non sbaglio, erano 10, ne consideriamo 5 a testa. Mettiamo magari tutti nello stesso senso. Così. Mettiamo il nostro pomodorino appena appassito. Così. Così. Questo serve... C'è anche Alessandro. Alessandro? De Santis. Ciao Ale. Ok. Poi... questo lo mettiamo qua al centro. Un fiorellino. E visto che abbiamo questo qua... quello spingilo un po' più verso l'interno. Quale? Quello là. Questo? No, il pomodoro. Questo. Tutti i pomodori verso l'interno. Così. Allora, prima di mettere l'estragone fresco, andiamo a fare questo. Facciamo uno, così vi faccio vedere la mia idea. C'è un po' l'aglio tritato, okay. E via dicendo, quindi no, ne faccio vedere uno così, ma non è che poi... e andiamo alla fine a completare col nostro dragoncello fresco. Quindi mettiamo i foglioline proprio così come cadono. Vedete? Oh, vi posso assicurare che è un piatto delicatissimo e molto molto sfizioso. Ok, quindi questa è la nostra ricetta per questa sera: gamberoni, cognac e dragoncello. Allora, per adesso grazie, vi ricordo, seguiteci anche sul canale YouTube, la nostra pagina Facebook, e grazie, alla prossima. Barbara Alteri ci dice: piatto top, buon appetito, grazie. Grazie Barbara. Ciao. Ciao. Ciao.